Studente, e come la responsabilità reciproca dovrebbe essere data? Rav, stiamo già imparando come questa cosa della responsabilità reciproca, come risultato stiamo scoprendo la dipendenza fra di noi, stiamo già scoprendo questo arvut, questa dipendenza, questa responsabilità. Tu hai già, diciamo, qualcosa che ti avanza dal tuo raccolto e ci sono altre persone a cui gli manca o altri paesi che non ci lascia connettere in maniera adeguata per godere quello che tu hai e quello che io non ho. E questa è la maniera nella quale impariamo quanto dipendenti siamo e quanto abbiamo bisogno di questa responsabilità reciproca. La verità è che cos'è che il Creatore vuole da tutto questo? Lui vuole che manteniamo una connessione non perché ognuno voglia guadagnare qualcosa da questa situazione, ma al contrario, che manteniamo questa connessione come risultato del fatto che ognuno desidera stare connesso con l'altro. Quello che significa che la nostra intenzione di stare connessi non molto in merito all'azione, certamente l'azione è importante, ma al di sopra di questa dobbiamo costruire l'intenzione. Mettiamola in questo modo: io ho qualcosa che ti voglio dare e tu hai qualcosa che vuoi dare a me. Il Creatore desidera che ognuno di noi ci dirigiamo a ognuno di noi in tale modo che ognuno dia qualcosa di importante all'altro, e questa intenzione è quello che fondamentalmente va a realizzare la connessione fra di noi. E allora quando ci avviciniamo e manteniamo questa intenzione che io penso al tuo bene, tu pensi al mio, allora il Creatore va a mantenere un'attitudine di approvazione verso di questo e va a succedere. E questo è quello che dobbiamo scoprire: la connessione fra di noi, le nazioni del mondo, i paesi, deve essere in modo diverso rispetto a quello che sta succedendo in questo momento. Succede che gli uni intendono connettersi con il commercio, il petrolio, il gasolio, il raccolto, e gli altri veramente hanno bisogno di passare agli altri. Però adesso quello che abbiamo bisogno di fare è avanzare verso stati nel quale stiamo soffrendo, ma questa sofferenza ci porta alla decisione corretta. La decisione che vogliamo stare in una connessione reciproca gli uni con gli altri, una connessione mutua. E allora l'abilità di stare e raggiungere la connessione corretta fra di noi si va a aprire davanti a noi. Questa formula nella quale siamo connessi e siamo dipendenti gli uni dagli altri è egoista? Tutto cresce dalla connessione fra di noi. Se c'è una connessione egoista, per questo cresce dall'Lishma all'Lishma, dal desiderio di ricevere all'intenzione di dare. Tu lo vedrai che la gente inizierà a pensare che il risultato corretto non dipende dalle tonnellate di grano che uno passa all'altro, ma al contrario, dall'intenzione che ognuno ha di dare verso l'altro. Voi vedrete e andremo a vedere, vedremo quanto questa guerra si convertirà in va a risultare una connessione più spirituale. Spero che non inviamo missili gli uni agli altri, al contrario. Vedremo quanto le relazioni fra di noi determineranno il nostro futuro. E dopo inizieremo a pensare, però perché dobbiamo stare in una connessione? È perché noi
ci eleviamo poi al livello del creatore per dare gioia, contentezza al nostro creatore. In questa maniera si va a rivelare nell'umanità in una maniera silenziosa. Non sarà molto ovvio da dove viene e perché, però è il creatore che, organizzando tutto, ci insegna come costruire questa connessione.